Studio 7, in collaborazione con Sport e Piceno Game, presenta l'intervista di Pietro. Oggi parliamo di musica indipendente, parliamo di musica, indipendente o non indipendente, parliamo di musica, la musica è la cosa più importante. Abbiamo ospite il presidente del MEI, Giordano San Giorgi. Allora, a questo punto, prima cosa, noi abbiamo sintetizzato con MEI, ma chi ci sta ascoltando, come lo descriveresti MEI? Diciamo allora, intanto appunto è l'acronimo di Meeting delle Etichette Indipendenti che nasce nel 97, quindi nel secolo scorso, 25 anni fa, anzi quasi 26, con un paio di preludi che si chiamavano Festival delle Autoproduzioni a metà degli anni 90, per radunare tutti gli operatori del settore dell'allora discografia indipendente che ci accorgemmo stava iniziando a prendere piede. Fu il primo festival in assoluto a mettere al centro non gli artisti col pubblico di sotto ad ascoltare ed applaudire, ma al centro la produzione discografica fisica che allora si riproduceva con CD, vinili e cassette, alle quali si aggiungevano anche le videocassette e poi il merchandising con le magliette, le fanzine che erano numerosissime. Quindi un materiale fisico difficilmente reperibile in un unico posto, difficilmente reperibile in molti centri d'Italia, che si trovava tutto al MEI una volta l'anno e che quindi sbancava. Noi abbiamo avuto proprio vissuto l'epoca del boom della discografia indipendente, cresciuta in pochi punti percentuali dei primi anni 90 a un valore aggiunto notevolissimo proprio fino al 2009-2010. Quei supporti fisici che venivano letteralmente comprati da tutti gli utenti che venivano al MEI in fiera, tant'è che molti produttori discografici dovevano ritornare in sede il sabato notte a riprendere dischi, CD, cassette perché esaurivano tutto, anche nomi poco noti. Quindi questa è l'origine e questo abbiamo cercato di mantenere anche trasferendoci col mercato digitale, ovviamente, che ha soppiantato il mercato fisico con grave danno per la scena musicale indipendente, perché oggi è la distribuzione digitale in mano a pochi marchi multinazionali globali che fanno il bello e il cattivo tempo e compiono anche dei reati, come nel caso di YouTube e Spotify, più volte denunciati per diversi fatti poco etici, poco corretti nei confronti dei musicisti, artisti fake, brani fake, cover fake, scarsi pagamenti della filiera. Dicevo, abbiamo trasferito poi il cuore centrale della manifestazione del MEI nel live, cioè nelle proposte, prima dalle etichette ci arrivavano, oggi dai tanti festival e contest che si svolgono in giro per l'Italia, collegati prima come etichette con audio, oggi con i festival, con la rete dei festival, che ci portano i migliori che vincono i loro contest e selezioni. Quindi sempre una vetrina delle migliori produzioni, ma attraverso il live che facciamo ogni anno a Faenza nel primo weekend di ottobre. Siamo arrivati ai 25 anni quest'anno con un successo crescente. Devo dire che la manifestazione negli ultimi 3 anni si è svolta nonostante la pandemia, perché siamo riusciti a entrare ogni volta, sicuramente per qualcuno che sopra di noi ci porta fortuna in quelle fasce in cui c'era la possibilità di tornare a riunirsi nonostante il periodo del Covid. Quindi abbiamo fatto tutte le edizioni del MEI con una crescita esponenziale di pubblico, decine e decine di migliaia di presenze, 90% del cartellone artisti sconosciuti, però abbiamo, per dire, quest'anno voluto premiare e riconoscere l'attività, per dire, due nomi, di Nada e di Gianluca Grignani. Così come quella di Mobrici per quanto riguarda i giovani, così come facciamo ogni anno, valorizzare i giovani talenti alla nuova scena musicale indipendente e
premiare alla carriera quelli che hanno fatto delle carriere indipendenti, coerenti, oppure quelli regolari come Grignani o altri che hanno cercato nell'ambito del mainstream di trovare strade alternative. E tu hai appunto riferito che la discografia nei giovani, soprattutto io parlo di giovani, nel tempo poi non esiste più un evergreen perché prende i brani hanno una durata di una, due, tre settimane, se poi hai una fortuna che riescono a trovarti, perché a volte con Spotify la gente fa release, quindi cerca una canzone separata. Ma effettivamente quanto è dannoso o quanto può essere utile a questo punto quelle piattaforme che citavi, tra cui anche Spotify, per un artista Diciamo giovane? che il sistema YouTube e Spotify andrebbe proprio cancellato totalmente per quanto riguarda la musica indipendente ed emergente, tant'è che io consiglio a tutti i nostri artisti di non mettere all'interno di YouTube e Spotify nulla se non al massimo un brano da seguire ovviamente con molta cura affinché abbia il maggior numero di attenzioni possibili, ma perché da YouTube e Spotify gli artisti indipendenti emergenti non ricavano nulla. Perché le azioni che questi fanno sono che mettono dei paletti agli artisti esordienti, eccetera, tant'è che se non arrivano a certe visualizzazioni o streaming non incassano niente, non incassano niente se non c'è la pubblicità. In più fanno concorrenza sleale, mettendo artisti fake con brani inventati. Spotify è già stato sanato 2 volte, facendo fare ad artisti sconosciuti cover, così che sono sempre loro artisti, così incassano tutto loro. E in più vivono in un sistema in cui loro fanno soldi non dando contratti importanti ai big che non conosciamo. Infatti, i big non si lamentano né di YouTube né di Spotify perché hanno contratti sicuramente di un certo rilievo, ma non ne parlano e non ci dicono nulla, ma che vivono alle spalle dei milioni e milioni di contenuti che settimanalmente mettono gli artisti indipendenti ed emergenti, che non incassano nulla, ma che tutti insieme, per milioni di realtà, fanno fare un grossissimo introito a YouTube e Spotify che si tengono. Quindi è un gravissimo danno. Pensiamo che un tempo la distribuzione incassava molto di più e in più poi redistribuiva investendo nei giovani. Oh, questi non ci pensano neanche lontanamente a investire un euro sui giovani e sul nuovo catalogo, evadono le tasse, l'occupazione spesso non è, nel paese in cui operano e quindi sono, due piattaforme al servizio delle major legate in Italia alla FIMI, le collecting più importanti e fanno gli interessi di queste. Quindi, come è accaduto col sistema distributivo fisico che fino agli anni 80-90 serviva solo le major, bisogna costruire, è necessario costruire una piattaforma digitale europea e nazionale indipendente alternativa a questi grossi colossi fatti da pubblico e privato, perché solo così si può competere. Una quota del pubblico con un consorzio di privati di piccole etichette indipendenti che gestiscono una Spotify indipendente, uno YouTube indipendente alternativo che faccia emergere i talenti di ogni singola nazione e remuneri con un equo compenso gli artisti e la filiera creativa. Questo è il futuro. Tra l'altro, cito che proprio ieri abbiamo fatto questo convegno dell'Independent Music Week e su questo tipo di sostegni abbiamo trovato molti consensi, fra i quali nell'ambito politico, fra i quali se segnalo il sottosegretario alla cultura con delega allo spettacolo dal vivo attuale Gianmarco Mazzi, Beatrice Venezzi, che è consulente musica del ministro San Giuliano, Ministero della Cultura sempre, e il presidente della regione Emilia-Romagna Bonaccini, che ha proposto di lavorare proprio una piattaforma digitale di musica italiana che potrebbe competere forse in tutto il mondo, vista la nostra grande tradizione. Io infatti volevo citare questi 2 giorni, perché si è svolto nel 27 e il 28, e con la mattina del 28 si è concluso questo. Quali sono stati appunto
non diciamo risultati, però le proposte che poi sono state messe sul terreno per difendere, perché a questo punto parliamo di difesa della musica indipendente. Che è un po' la difesa del Made in Italy, perché oggi con la globalizzazione chi comanda in tutti i settori sono le multinazionali, che hanno tutte sedi all'estero, tra l'altro comprese nella musica. Qui abbiamo solo delle filiali di dipendenti che obbediscono a quello che l'estero dall'estero gli dicono, magari fingono di essere autonomi, ma così non è. E quindi noi dobbiamo competere tra grandi marchi della discografia multinazionale, tra quattro marchi del live multinazionale che però mantengono ancora nomi italiani, ma in realtà italiani non sono più, hanno nomi italiani per così confondere le acque, due piattaforme digitali monopolisti in Europa e alcuni altri grandi monopoli. Diciamo che questo è uno dei grandi problemi centrali sul quale si è, come dire, ci è focalizzata l'attenzione di tutti. Qui, in un mercato che tende a diventare quasi al 100% tutto in mano ai marchi multinazionali, come accade in altri settori, ovviamente non è solo il nostro in questa situazione, è necessario unire pubblico e privato. Quindi il focus è stato dato alle regioni e le iniziative che le regioni fanno a sostegno della musica. Quindi abbiamo potuto vedere come il Lazio, la Puglia, l'Emilia-Romagna, il Friuli, Venezia Giulia, la Sicilia ed altre, con le loro attività, attraverso gli interventi dei loro tecnici competenti o dei consiglieri regionali, sostengono la musica dei territori, che è un elemento essenziale. Dall'altro abbiamo visto come Italia Music Club, che nasce da un'idea della SIAE, e i Nuovi Maglie sostengono con bandi tutti i meritevoli artisti in Italia e all'estero. Ovviamente il tema finale è stato che questo non è sufficiente, che in una fase come questa, in cui le multinazionali in tutti i settori vogliono prendersi tutto il mercato, il 100% del mercato, senza lasciare più spazi alle imprese nazionali, ripeto, accade nella musica, ma accade in tanti altri settori, perché con il Covid l'aggressività nel mercato è cresciuta enormemente. E quindi si sono ridotti i margini e l'economia, e quindi chi ha potere più forte vuole averlo assoluto. Diciamo che si è focalizzato su quello, sulla necessità di attivare un circuito per quanto riguarda il nostro circuito della filiera della musica indipendente emergente, coordinata da Stage e Indies, e quindi un centinaio di associazioni, di coordinare queste realtà, unirle e fare delle proposte al governo e alle regioni affinché immettano con un'innovazione legislativa come quella di attuare il codice dello spettacolo dal vivo, oppure quella di riscrivere il FUS, che va riscritto da capo perché è il fondo unico per lo spettacolo, risponde a norme ormai legate al Novecento, o quelle di intervenire nella transizione digitale, indispensabile per mantenere la filiera della nuova musica italiana. È un po' come se ci occupassimo della filiera dell'agricoltura. Qui, se lasciamo in mano tutto i marchi multinazionali, rischiamo di perdere il lavoro dei nostri contadini, dei nostri campi, e di vederlo fatto da altre parti in maniera più tecnologica, innovativa, ma senza i sapori autentici delle tradizioni di ogni singolo paese. E questo lo stesso può accadere appunto con la musica, che alla fine lo scouting venga fatto da nomi anonimi su TikTok o da artisti fake, come fa addirittura Spotify, che, come ripeto, è stata condannata per la seconda volta da un tribunale svedese perché immette nella piattaforma migliaia, 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 migliaia di brani falsi di artisti fake fatti, come si immagina, dai loro dipendenti durante l'orario di lavoro. Sì, infatti hanno un'etichetta in Svezia dove producono e incidono i propri brani. Quindi, ma questo non lo diciamo noi, ma l'ha detto le varie condanne che ha preso. Quindi non è una cosa che nessuno sa, ma tutti si
e anche altre trasmissioni come mi pare Però Record. si legge poco, se ne parla pochissimo, invece leggiamo comunicati delle major sulla grande bellezza del mercato streaming in crescita, in realtà in crescita solo per due marchi che sono gli unici che fatturano e si tengono tutti gli incassi. Come hai visto la musica all'estero rispetto al confronto all'Italia? Perché sembra che in fondo all'estero la musica, soprattutto di tanti giovani, è più considerata rispetto, anche dal vivo, rispetto all'Italia. Perché molti artisti che abbiamo incontrato, anche chi lavora all'estero, dice la musica è vista molto diversa, è più vissuta, mentre in Italia andiamo avanti con le cover band in alcuni casi. Diciamo, intanto noi abbiamo un gap storico che non riusciamo a colmare, ed è che il fatto che la musica non viene vista nel nostro paese come arte, come cultura, ma viene vista come intrattenimento. Questo, la colpa è di quei dirigenti delle case discografiche degli anni 70, che poi hanno contribuito a costruire il mercato mainstream delle major. Che quando nei rapporti con il Parlamento, il governo, la politica, gli chiesero se erano interessati a fare una legge sulla musica nella metà degli anni 70, mentre si faceva una legge sul cinema e sul teatro, che hanno riconosciuto come arte e cultura il teatro e il cinema, che loro non avevano leggi specifiche se non delle norme di facilitazione, risposero serenamente, in modo molto ignorante purtroppo, no, non ci interessa, noi vendiamo dischi, quindi ragionavano come se vendessero gli aspirapolveri, ecco, non dei contenuti culturali, o vendessero dei tostapane o dei ferri da stiro. A noi basta che ci diate degli spazi televisivi come il Festival di Sanremo, il Cantagiro, il Festival Bar, i dischi per l'estate. Quindi un rapporto meramente di prodotto da vendere, usare, consumare, gettare per poi rimettere nel mercato nuovi prodotti. Questo è una fonte storica, questo, perché me lo disse Mario De Luigi di Musica e Dischi, purtroppo scomparso, uno dei grandi giornalisti della musica italiana, che assistette a una di queste proposte, iniziative, incontri, convegni proprio a Sanremo, e dove i grandi illuminati, verrebbe da dire non illuminati per niente, discografici dell'epoca degli anni 70, rifiutarono una legge che avrebbe inserito la musica nel percorso culturale del nostro paese, come il cinema, come il teatro, i musei, la danza, eccetera. Quindi lì fu fatto un gravissimo errore. Dal 96, quindi dal secolo scorso, si cerca di recuperare con una legge sulla musica che è stata proposta e promessa da tutti i governi e non è mai stata realizzata, se no è stata realizzata solo a metà da alcuni esponenti che l'hanno fatta votare in Parlamento ma non l'hanno mai resa esecutiva. Adesso c'è depositato in Parlamento un codice dello spettacolo dal vivo che attende i decreti attuativi per essere realizzato, cioè i fondi che servono a sostenere proprio l'attività di spettacolo dal vivo, di musica dal vivo per potersi attivare. E quindi diciamo che c'è questo gap da colmare se passa, ed è emerso anche ieri, la necessità indispensabile di fare i decreti attuativi del codice dello spettacolo dal vivo, cioè finanziare il settore e insediare il tavolo della musica e dello spettacolo dal vivo al Ministero per iniziare a operare di concerto con il Ministero, anche con la nostra presenza. Noi siamo presenti, lo siamo stati fino al presente governo, come rappresentanti delle piccole realtà musicali. Abbiamo notato che comunque nel mondo discografico ce ne sono milioni di piccole entità, etichette indipendenti in Italia, tantissime, che poi fanno riferimento a tutto l'insieme. Però notiamo sempre che comunque ogni volta per promuovere un giovane hanno difficoltà e cercano in tutti i modi piccoli giri, praticamente contattare le radio, contattare, ma a livello nazionale le grandi etichette, se non c'è qualche finanziamento, questi giovani non arrivano a comunque Sì. a raggiungere una piattaforma importante, una un televisione importante, ma parliamo sempre del locale.
Certo, c'è un altro gap fondamentale. Le major presidiano militarmente, probabilmente anche in modi non totalmente corretti, la TV pubblica, le TV private e le radio private nazionali. E non lasciano più spazio alla musica indipendente, che ne ha molto meno di un tempo. Noi abbiamo calcolato che l'80% delle produzioni che si fa in Italia, forse anche di più, è fatto da produzioni indipendenti, escono titoli fatti da circa 8.000 marchi. Quindi calcola che le major sono tre, calcolando che hanno tanti sottomarchi, vuol dire che circa l'80%, secondo noi, e di questo 80% di produzione ricchissima, bellissima, piena di suoni del cantautorato, del pop, del rock, del folk, del jazz, del blues, della trap, dell'indie elettronica, dell'hip hop, della world, di tutti i generi che conosciamo, Metal, heavy metal, bravissimo, hardcore, eccetera, eccetera. Meno del 10%, intorno al 5% circa, riesce ad avere un passaggio radiofonico, una radio nazionale, spesso grazie ad alcuni programmi presenti nelle radio RAI nazionali, quasi nessuno nelle private. Quindi molto è lasciato allo spirito di iniziativa dei giornalisti Radio RAI in questo caso, mentre la RAI pubblica è militarizzata, tant'è che da Rai 1 a Rai News vediamo sempre gli stessi artisti senza alcuna distinzione e differenza, nonostante i tanti palinsesti, così come su Rai Play continuiamo a vedere proposte di artisti major, mentre invece Rai Play sarebbe la palestra indispensabile e utile per tutti gli artisti indipendenti ed emergenti. E diciamo, su questo spiccano alcuni giornalisti, Radio 1, Rai Isoradio anche ha una particolare attenzione. Ma diciamo che tutto è molto lasciato alla volontà dei singoli. Invece andrebbe fatta una legge, come in Francia, come in Germania, come nei paesi anglosassoni, come nel nord Europa, come in Catalogna, in Canada, in altri paesi, o una legge che ognuno poi ha le sue specifiche, in particolare la Francia, dove il 40% della musica che passa quotidianamente deve essere prodotta da aziende della un paese, quindi aziende italiane che non hanno sedi all'estero, non sono filiali di aziende estere, ma sono tutte italiane. E di questi il 20% devono passare musica di artisti esordienti che presentano l'opera prima. Ecco, pensiamo quindi a un palinsesto della RAI televisiva e radiofonica fatto in questo modo, di Mediaset o di Radio DJ, sarebbe una rivoluzione enorme, vorrebbe dire far entrare la grande massa delle migliaia di giovani che ogni giorno nelle loro cantine, nelle loro sale prove, nei loro studi di registrazione, con i loro computer fanno la nuova musica del nostro paese e non riescono a rompere questo muro che oggi è ancora più invalicabile perché il presidio delle major è aumentato proprio perché vogliono tutto ora. Ma anche perché poi le radio hanno cominciato a introdurre una cosa più semplice per mettere meno musica, che è quello di far parlare i conduttori, e quindi ci sono trasmissioni dove sono logorroiche e trasmettono, parlano per 20-30 minuti e poi qualche volta quel discorso viene interrotto da una musica, da una canzone e poi ripetuta nell'arco della giornata, quindi girano quelle 50-60 canzoni, le 30 song o le 50 song del palinsesto e studiate apposta, quindi per farti imparare e farti studiare quelle canzoni. Però vediamo che il MEI ha un sito internet dove tutte le piccole etichette fanno riferimento e dove ci sono grandi notizie. Regolarmente, giornalmente, vengono pubblicate notizie inerenti a tutti gli artisti. Sì, diciamo che noi siamo realmente con il sito myweb.it, il sito di riferimento di tutti gli artisti emergenti che non trovano in nessun altro sito lo spazio che trovano da noi. Lo rimbalziamo sui social, abbiamo accordi con alcuni circuiti di network di radio locali per poi rimandare queste notizie, brani in onda. Facciamo una newsletter settimanale che arriva a circa 100.000 contatti.
E quindi devo dire che svolgiamo una funzione, ce ne accorgiamo dall'attenzione che riceviamo, che è proprio, come dire, parallela a quella del mercato mainstream che non fa entrare nessuno di questi. Mentre invece altri siti sono, come dire, ibridi, nel senso che poi parlano tranquillamente di Sanremo, di altri artisti o festival di quell'area lì legati alle major, pur magari cercando di parlare anche di attività alternative. Noi cerchiamo invece di dedicarci proprio in maniera specifica a tutti gli artisti emergenti. Abbiamo una classifica di tendenza che si chiama Indie Music Like, che segnala ogni settimana 300 uscite di singoli. Ecco, quindi cerchiamo di non dimenticare nessuno, di inserire tutti quelli che in qualche modo pubblicano le loro cose e farli, come dire, conoscere. Poi dopo sarà ovviamente la gente che riuscirà a trovarli, a vedere se gli piacciono oppure no, però almeno noi diamo notizia di queste cose. E di questo sono particolarmente orgoglioso perché è un motivo di vanto, non ci fa avere un euro di introito, ovviamente, ma è un servizio pubblico. È quello che dovrebbe fare la RAI, secondo me. La RAI dovrebbe dedicare, con Rai Play, con una web radio, con una web TV, proprio un canale specifico come fa la BBC, dedicato esclusivamente a tutta questa tipologia di artisti. Ricordiamo nel caso in cui tu hai citato le newsletter di chi ci ascolta, di iscriversi, perché ogni tanto poi ci sono concorsi per partecipare a vincere i biglietti, vincere il CD, quindi non è solo una lettera, cioè Sì, un'email. anche per gli utenti e gli appassionati, esatto. Sì. Quindi Abbiamo, come dire, quando lanciamo questi contest risponde un sacco di gente, devo dire. Siamo contenti. Ma dall'altro, anche per tutti gli artisti emergenti, conoscere ad esempio tutti i bandi di contest che ci sono in giro, tutti i bandi pubblici che noi pubblichiamo. Il sito myweb.it svolge proprio un servizio puntuale, quotidiano, giornaliero di aggiornamenti su tutte le opportunità che ci sono per gli artisti emergenti, cioè oltre a dare notizia delle loro attività, quali sono i festival e i contest ai quali puoi partecipare, quali sono i bandi ai quali puoi partecipare, ovviamente artista insieme al tuo produttore, al tuo management, al tuo booking, eccetera, eccetera. Ecco, questo è un servizio che veramente, realmente facciamo solo noi come sito e ne sono orgoglioso perché non è un sito informativo, quindi non fa concorrenza agli altri siti che cercano la notizia di gossip o cercano il nome in anteprima, non ci interessano queste cose per niente. È proprio un sito di servizio alla nuova musica italiana il più completo possibile. Poi non è facile avere tutto, ovviamente, però noi possiamo avere contemporaneamente l'uscita di un artista emergente totalmente sconosciuto, con a fianco un contest che si svolge magari in un paese lontano, poco noto, piccolo, ma che riteniamo importante, e la notizia di un bando di una regione che magari nessun artista saprebbe perché esce solo su quel sito e noi lo rendiamo più pubblico. E quindi diciamo che, oppure quello di un programma radio, come è accaduto con Rai Radio, che ha fatto un programma dedicato solo alle canzoni emergenti e ne ha diffuse 100 in un programma di una dozzina di puntate, e speriamo che possa tornare, e noi abbiamo fatto un po' da riferimento per questo, ne abbiamo ricevute 400 in un mese circa, 400 canzoni nuove, proprio inedite. E quindi per dire che c'è una grande creatività che deve trovare lo spazio, e quando c'è lo spazio arrivano le cose. perfetto, noi intanto ti ringraziamo per essere stato nostro ospite, per averci raccontato che la musica è viva, è molto viva, Certo, sì, è e ci vivissimo. sono tanti giovani in Italia e tante case discografiche producono e producono buona musica, bisogna farla solo conoscere un po' di più, però noi ti ringraziamo e ci fai i saluti finali. Saluto finale è quello che non può che essere quello di ringraziare voi e gli spazi come il vostro, che a migliaia in Italia possono contribuire a rompere quel muro dei grandi media e quindi a diffondere
le proposte, le idee, anche i progetti artistici di una scena musicale italiana che, appunto, come hai detto tu, è attivissima. Ad esempio, io ho girato un po' di contest, c'è un grande ritorno delle rock band, che secondo me invece le multinazionali vogliono frenare perché avrebbe troppi costi alti rispetto al mercato di oggi, è una difficile gestione, tant'è che vediamo, ahimè, purtroppo che dopo i Maneskin non si è puntato su altre band italiane che invece ci sono, e quindi questa rinascita delle rock band italiane, dei giovani di rimettersi assieme, è un grande segno di speranza per una nuova vitalità della musica italiana del futuro. Ricordando che tra l'altro i Maneskin sono partiti proprio dal May nel 2016 con il loro primo concerto ufficiale, e con tante foto che fecero perché uscirono entusiasti da questa esperienza.